Allora, penso che i ragazzi, Pierantoni e non so quanti altri, per il loro lavoro, per il loro lavoro e perché, oltre all'entusiasmo che hanno impiegato nel fare questo lavoro, è proprio per cimentarsi e eventualmente puoi anche dire dove lo possono trovare. Dopo lo pubblichiamo da qualche parte, in modo tale. Va bene. Ecco, invece l'altro aspetto è come, visto che la campagna elettorale è finita, visto che il mandatario, che stasera si scusa ma non poteva esserci, ha avuto un contrattempo, quindi leggo io, anche se non conosco tutto nel dettaglio, avevamo detto che presentavamo il dettaglio delle spese e delle entrate. La campagna elettorale è costata 23.050,56 centesimi. E le spese sono, vi leggo i titoli, no? Sì. Delle spese. Cancelleria e timbri 32 euro, arrotondo, eh? Affitto sale 83 euro, affissioni ed imposte manifesti nel comune di Bologna 329 euro, affissioni e imposte manifesti nei comuni della provincia, perché tranne in alcuni comuni che non sono usciti per un disguido, cioè nel senso che noi ci siamo rivolti a un'agenzia Videopress, non so dove abbia la sede comunque, per affiggere tutti i manifesti. So che a Vergato e in alcuni altri non sono usciti, però un totale di 5.443 euro le affissioni. La pubblicità su ETV 3.359 euro. Il design e stampa materiale in quattro tipografie, quindi abbiamo quattro fatture di quattro tipografie, sono 12.638 euro. La distribuzione e il volantinaggio del materiale in alcune zone dove il territorio non riusciva a mettere fuori il materiale e che abbiamo deciso comunque di provarci sono 572 euro. Spese postali per spedizione di materiali, in alcuni casi, in particolare nel quartiere Savena, nella zona del Savena Mazzini, i compagni in quella zona hanno deciso che avevano indirizzato di mandarlo a casa, sono 339 euro. Le spese bancarie sono 46 euro e poi abbiamo preso una multa dal comune di Loiano per un manifesto che era in una bacheca che il PD ha sempre utilizzato in tutti questi anni, ma in realtà si è scoperto appunto in questa occasione che non era di proprietà del PD. Quanti voti e abbiamo quindi un verbale di 207 euro, totale sono 23.050. Le entrate sono contributi raccolti da privati, quindi i singoli privati, dai 20 euro ai 1.500, sono un totale di 7.639. Le cene e i pranzi di autofinanziamento del PD di Pianoro, il PD di Pianoro ha fatto una scelta di dedicare alla mia campagna elettorale una serie di serate e pranzi del pesce e per un totale di 9.000 euro. La cena di autofinanziamento del comitato 423 euro e un'erogazione mia di 6.000 euro. E, se fate la somma, mancano 2.080 euro, che è il contributo immateriale della Federazione di Bologna, i 2.000 euro che hanno messo a disposizione come tipografia per ciascuno candidato. Cioè, nel senso che c'erano 18.000, la Federazione di Bologna ha messo a disposizione 18.000 euro
e questi sono i 2.000 euro che voi pagano una fattura. Noi riusciamo entro la settimana a mandare l'elenco alla Corte d'Appello, ci sarà una, c'è un'entrata che, di 4.000 euro che verrà, è già stata restituita in quanto era stato versato da un'azienda e il mandatario aveva avuto precise disposizioni da parte mia di non accettare contributi da aziende. Quindi chi insomma, negli allegati c'è il riscontro bancario e si vede un'entrata e una restituzione allo stesso IBAN per 4.000 euro. Quindi sostanzialmente cosa posso dire dal punto di vista delle spese? Che si poteva forse risparmiare qualcosa in termini di volantini, di stampa, eccetera, ma abbiamo avuto un problema serio, che nel mandare il materiale verso i territori, pur cercando con Alessandro e tante altre persone di monitorare se il materiale andava fuori o no, in realtà noi abbiamo avuto territori che ne chiedevano di materiale, ma chi non riusciva a metterlo fuori probabilmente l'hanno nascosto e in realtà ce ne siamo accorti solo in alcuni, nascosto nel senso che non l'hanno fatto emergere, perché in alcuni casi sono andata per delle occasioni di iniziative e sono andata a vedere, in effetti era lì e quindi l'ho recuperato per poterlo dare invece a chi lo distribuiva. Però c'è stata una prima andata in cui alcuni territori chiedevano e noi l'avevamo esaurito e quindi abbiamo dovuto ristampare. Ecco, penso l'elenco è a disposizione qui per chi lo vuole avere. Il mandatario manda tutto appunto alla Corte d'Appello entro la settimana, quindi riusciamo a chiudere anche dal punto di vista contabile. Esatto. E questo ancora una volta grazie a tutti voi, perché è stato possibile per tutte le azioni che voi avete fatto. Devo dire un grazie dal punto di vista economico tantissimo ai compagni di Pianoro e a tutti comunque e a tutti coloro che hanno versato e soprattutto tanto per questo risultato, per ciò che voi avete fatto mettendoci la vostra faccia continuamente, perché lo so bene quanto sia stato difficile. Essere qui stasera credo che abbia un senso anche rispetto al primo incontro che abbiamo fatto proprio in questa sala. Eravamo molti, molti meno, se vi ricordate, e che abbiamo detto, era un mese prima delle elezioni, abbiamo detto ma la nostra esperienza non vogliamo, se riusciamo comunque a fare gruppo, a portare un ragionamento politico durante la campagna elettorale, facciamo in modo poi di continuare. Allora stasera io non ho una soluzione, non ho una ricetta da proporvi, però so dai vostri visi, dalle diverse occasioni in cui abbiamo avuto modo di discutere, che c'è una voglia di fare politica e in più abbiamo una esperienza di campagna elettorale che ci ha fatto capire tante cose, o comunque anche porci degli interrogativi. Noi ci stiamo avviando come partito a fare delle scelte a livello provinciale, si presume, se il nostro segretario entrerà in giunta regionale, e sicuramente a livello regionale
in termini di scelta del nuovo segretario. Credo che queste siano due occasioni dove siano due occasioni per fare politica e per capire fino in fondo che tipo di partito noi vogliamo. Se l'attuale partito è ciò che noi pensiamo che sia il meglio o se possiamo fare perché sia un luogo di discussione politica forse migliore di quel che abbiamo. Cioè ciò che abbiamo sentito in giro, cioè questa sfiducia, questa tristezza, questa distanza, come riuscire a riprendere un rapporto, credo che sia poi questo il quesito che ci dobbiamo fare, come riprendere un rapporto di fiducia fra partito e l'elettorato o fra, e soprattutto con chi ha voglia di far politica, di interessarsi. Quale occasione possiamo creare per questo incontro? In questo periodo noi ne abbiamo sentito un po' di tutti i tipi, di tutti i generi, no? Una idea di fondo o una voglia di fondo di non frantumarsi come partito, una richiesta di unità, ma un'unità che molte volte non trova la corrispondenza sui contenuti. Cioè si chiede unità, unità nel non esporsi verso l'esterno in contrapposizioni, ma però la stragrande maggioranza chiedono di discutere, ma di discutere all'interno del partito. Siamo in grado di, me lo chiedo, ma me lo chiedo insieme a voi, siamo in grado di creare un partito che non abbia paura di discutere, di approfondire, di analizzare, di contrapporre anche visioni diverse in una discussione sana? Io penso di sì. Penso che stasera, altri momenti, altre persone che magari non sono qui con noi, indipendentemente dall'origine politica, dalla loro storia, dalle storie delle diverse sedimentazioni delle primarie che hanno lasciato strascici, è possibile secondo voi entrare nel merito di alcuni contenuti e ragionare su alcuni aspetti che magari ci premono? Non un elenco infinito di cose, due, tre cose, due, tre aspetti fondamentali per la vita del partito, per la nostra vita, per il fatto che si andrà poi fra un anno e mezzo a elezioni in questa città, che c'è tutto il tema città metropolitana, non dal punto di vista formale, lo statuto eccetera, ma dal punto di vista che cosa cambia per la vita dei cittadini a seconda di come la pensiamo questa città metropolitana, e dal punto di vista politico come farla sentire come un, non una entità lontana ma che fa parte della nostra vita. Su questi elementi possiamo pensare di affrontare anche la scelta dei segretari, perché il partito discuterà immagino di questo, attraverso prima una discussione seria qui nei diversi circoli di alcuni contenuti. Io mi sento di farvi alcune proposte. Cioè, la prima è quale partito? Quale partito, come è organizzato? Lo dico in modo forse anche un po' troppo banale, ma per aver fiducia in un partito, il partito deve essere in primo luogo chi rappresenta il partito assolutamente trasparente e
un'osmosi continua di informazioni e di incontro per discutere. E allora si parte da delle cose semplicissime, come quali sono le entrate del nostro partito, quali vogliamo che siano le entrate, sto parlando del partito bolognese, però si comincia così per creare poi anche un sistema di contraddizioni, perché se lo si vuole in un determinato modo, un partito si definisce anche con cosa si autofinanzia, o si finanzia o non si autofinanzia, per non pensare poi fra un anno, tre mesi, sei mesi di cominciare a dire ma guarda non sapevamo, no, chi fa parte di un partito deve sapere prima. Quindi il tipo di finanziamento, a che serve il finanziamento all'interno di un partito, cioè, penso di sapere cosa serve, però bisogna che ce lo diciamo, perché cioè, se anche in questa campagna elettorale abbiamo visto che non abbiamo i soldi per fare la campagna elettorale, c'è un problema, a che serve il partito e le risorse, dovremo, no? Ragionare su questo. Gli stipendi, tra virgolette, all'interno del partito, cioè quante o quali, quante quali persone decidiamo che il partito ha necessità, perché vogliamo fare formazione, perché vogliamo organizzare un partito organizzato, lo vogliamo, sì, no, sono cose banali, come dico, ma fanno la differenza fra noi e gli altri partiti, o fra un partito che esiste e un partito che non esiste. Il tema delle tessere, quante tessere ci sono, un albo consultabile, non lo so, ma è possibile sapere quante tessere ci sono, quanto viene versato dal tesseramento, come lo utilizziamo, poco tanto che sia, le feste di autofinanziamento, i circoli come versano, cosa versano, noi amministratori, quando siamo amministratori, cosa versiamo al partito, lo versiamo tutti, non lo versiamo tutti, sono, come dire, una lettura molto molto trasparente delle cose, di una vita normale di partito. E quali sono i punti fondamentali per cui ha ragione di esistere un partito. E pensare che la formazione è un elemento indispensabile, e l'altro elemento indispensabile è occuparsi, quando si ragiona del partito o regionale o partito bolognese, occuparsi anche dei problemi delle proprie comunità e delle contraddizioni che stanno vivendo le proprie comunità. E quindi magari riuscire su alcuni aspetti riuscire ad affrontare una discussione molto, molto anche pratica. Forse siamo più attratti se discutiamo in termini di città metropolitana cosa vuol dire uno sviluppo economico reale, quante aziende, che tipologia di aziende, quante chiudono, stanno chiudendo, quante sono in mobilità, che tipo di prospettiva possiamo dare, e allora quando si ragiona di fondi magari strutturali si pensa anche ad alcuni settori e si comincia allora a pensare a una dimensione di nuovo lavoro che sta venendo avanti nelle nostre realtà, e quindi una consapevolezza dal punto di vista politico molto più concreta.
e via via, ce ne sono tanti quando si dice trasporto, quando si dice comunicazione, quando si dice partecipate, anziché rimanere in un'idea, come dire, di un'idea di una partecipata pubblica che consuma soldi anziché dar servizi e magari portarci a un'idea invece molto reale, perché le partecipate qui da noi hanno un nome, un cognome, tot dipendenti, tot servizi e via via, se vogliamo andare in una direzione di mantenimento di alcuni servizi dal punto di vista pubblico o meno. Ma discutere di queste questioni, non darle per scontate e portarci quindi a un'idea di scelta della nostra classe dirigente previo discussione, prima di una discussione su alcuni contenuti. Una volta si chiamava congresso, io non so come si, cioè, se è una parola che si può dire. Non esiste più. No, cioè se crea qualche. Sono congresso banale. No, nel senso che può creare un'idea di rottura, no? Il congresso, oddio, andare a un congresso, spacchiamo il partito. No, non intendo questo. Definiamo alcuni contenuti e quali sono quelli che vogliamo discutere fino in fondo e arrivare a sintesi. Dopodiché la classe dirigente, vediamo chi sarà anche all'interno della discussione che viene avanti. Per spazzare il campo da qualsiasi situazione io non mi candido a niente, quindi i ragionamenti che sto facendo sulla classe politica, sulla classe dirigente del partito, non mi riguarda direttamente, in quanto io non correrò per nulla e per niente. Quindi stasera vorrei semplicemente, insieme a voi, come abbiamo trascorso questi mesi, se ognuno di noi dice sostanzialmente che cosa vorrebbe fare domani, dopodomani, o cioè senza dargliela su, ma semplicemente quale impegno e come nella nostra realtà possiamo o vogliamo costruire un partito. Perché quel che viene fuori da questa campagna elettorale è che noi il partito non l'abbiamo. Abbiamo un partito che esiste sulla volontarietà di alcune persone che strenuamente, con tenacia, nei loro circoli cercano di tenere su la bandiera, no? Ma manca quel filo che ci dovrebbe unire di informazioni, di valutazioni, di analisi comune. E quindi anche solo il ragionamento città metropolitana assume un valore o un altro a seconda dei territori in cui si va, dipende da chi è passato e magari un convegno che ha distribuito qualche idea, ma ognuno ha un concetto diverso di città metropolitana. Ma non sta al partito tirare le fila, il ragionamento, indirizzare? Penso di sì, perché da Granaglione a Poretta, come ho avuto molte volte modo di dire, fino a Molinella, ce n'è di strada da fare nel cucire dal punto di vista politico un territorio e far sì che ci si senta, come dire, di appartenere a una città metropolitana, quando si fa fatica in una stessa vallata arrivare da Porretta, arrivare a Bergato, cioè c'è un mondo di distanza, no? Culturale, politico, cioè di non voler discutere tra due territori vicini, confinanti.
pensate fra cosa vuol dire fra una comunità montana, zona della, cioè cittadini della zona montana e i cittadini della zona urbanizzata. Se non è il partito a far capire che insieme si fa un percorso non solo di unità, ma che si producono effetti positivi sull'essere, sullo stare all'interno di questa comunità più ampia, non così ristretta, ma di città metropolitana, sarà molto molto difficile arrivarci nella concretezza, eh? Nella concretezza è che sia positiva, perché costituirla il 1° gennaio l'abbiamo la città metropolitana, formalmente, ma in realtà non avremo niente ancora, soprattutto se i territori non ci credono. Quindi, che tipo di continuità al lavoro che abbiamo fatto fin qui? Due, per le occasioni che abbiamo adesso di assemblea provinciale, della discussione che verrà avanti per la scelta del, diciamo, del dopo Bonaccini e forse del dopo, di, sicuramente del dopo Donini, sì, sono occasioni per, penso le uniche poi che avremo, per ridiscutere che cosa deve essere il nostro partito. Al di là delle aspirazioni di ciascuno, siamo in grado di chiedere, di porre sul tavolo comunque che una discussione forte, seria, la si vuole su alcuni argomenti? Questo lo possiamo, ce lo possiamo dire, però bisogna poi essere conseguenti, cioè in ogni luogo, in ogni circolo, in ogni situazione, cioè non è così, non è tutto scontato. Quindi chi di voi può, vuole ragionare o continuare a ragionare, ma dove il punto principale è il partito, perché è poi attraverso questo che si può quindi aprire le discussioni che vogliamo fare di contenuto sul nostro sistema, in particolare bolognese.